Era diventata pericolosa per l'incolumità pubblica la struttura in legno adiacente alla cavea del Lido di Fano e dopo la caduta di alcune travi avvenute nei giorni scorsi, il Comune ha deciso di farla smantellare, come annunciato dal dirigente del settore servizi lavori pubblici e urbanistica, Adriano Giangolini. Gli operai della ditta Green Line Service alle 8.30 di questa mattina si sono recati sul posto per procedere alla rimozione. Questa mattina avete iniziato i lavori, che cosa avete fatto? Abbiamo iniziato subito a delimitare l'area per mettere in sicurezza il cantiere e adesso iniziamo a smontare le travi in quanto sono tutte ammalorate e di conseguenza bisogna togliere il pericolo. Verranno rimosse tutte? Tutte quante, sì. Rimane solamente la staffa in acciaio sopra le colonne e poi il resto viene tutto tolto. Entro quando credete di finire i lavori? Ma io credo, se tutto va bene, entro la serata. Una volta approvato il bilancio comunale verrà poi affidato l'incarico per il ripristino dell'opera.